telecronaca sportiva perfetta io credo che non esista. Esiste un racconto, perché la telecronaca è un racconto, esiste questo racconto, ma non bisogna commettere l'errore di pensare che il telecronista sia soltanto un narratore. Nel senso, il telecronista non deve limitarsi a raccontare e a narrare quello che vede, ma dietro una telecronaca c'è un grandissimo lavoro di preparazione. Preparazione che poi chiaramente si deve essere accompagnata anche alle emozioni che l'avvenimento sportivo, nel mio caso il ciclismo, ti può dare, insomma, l'emozione che un risultato, una vittoria, una salita, un paesaggio di montagna, soprattutto perché le salite sono l'essenza del ciclismo, sono tutti questi elementi che sempre dell'emozione te le regalano.